Buonasera a tutti amici di Faro Team. Oggi questa sera con la splendida Bea. Eccomi, ciao amici. Che ormai Bea bisogna dirlo veramente, tu ormai sei di casa, stai venendo sempre più via con noi, ma perché? Non perché noi facciamo una distinzione, ma perché andiamo a scegliere le ragazze che ovviamente non hanno vinto la fascia nel concorso in cui vanno. Ad esempio Bea nel concorso dove ha vinto la fascia l'anno scorso non ci sarà con noi, sarà dall'altra parte. E poi le più meritevoli, in base al percorso che stanno facendo, le portiamo sempre in giro. Ma beh, veniamo al motivo per cui siamo qui. Siamo qui stasera allo Storia per la prima selezione di Miss Little Princess. E affermi, quest'anno è la prima di sei, non so se ci spieghiamo. Quindi in finale saremo veramente tantissimi, non so come troveremo posto. Però, ma secondo me possiamo proprio metterci in un angolino. Dal fatto che sai che noi di GD Ferro, essendo comunque partner ufficiali, abbiamo il nostro posto fisso sempre, quindi a noi nessuno lo può togliere. Ma arriviamo alla serata che si terrà stasera qua con Miss Little Princess, perché questa sera ci sarà, come ben sapete, l'uscita a tema. E noi siamo riuscite a farci dire il tema ancora prima dell'inizio della serata. Vuoi annunciarlo tu, Bea? Il tema è il burlesque. Quindi aspettiamoci tante perline, tante piume, un po' di pitoni, un po' di pitoni, che bello. Cose molto scosciate, intimi. Vedremo un po' chi avrà avuto l'inventiva migliore. Io l'idea, se fosse capitata a me, ce l'avrei già, quindi non ho dubbi, Giulia, non io ho penso, io avrei dubbi. Fatto un outfit total perle, quindi mi sarei fatta un intimo di perle. Sì, aspirato al grandissimo film di burlesque. Beh, mi sembra ovvio. Ma adesso che altro dire? Vi lasciamo al concorso e che vinca la migliore. Bocca al lupo. Ringraziamo ovviamente Storia, lo Storia Interno che ci ha ospitato, che ci sta ospitando questa selezione. Ma in questa serata tra molti via Car Audio, Rube, Set & Co, Sud Shop, Marietto sempre dietro alla nostra telecamera, un ringraziamento particolare anche a Caramelle Bonbon, che poi conosceremo con una bellissima citata via quindi un anno, ma vado a ringraziare anche tutto lo staff a partire da, come dicevamo, Alta Genovese, che è l'organizzatrice di questo concorso, supportata da Manuela Tracco. Grazie particolare, questa settimana deve essere diversa, mi fa molto piacere vedere anche così. Tutto fare. E anche Nicola Brighello, visto prima, dovrebbe essere giù un piccolo, quindi lo ringraziamo per essere presente. Grazie ancora al nostro DJ Nicolò. Presentatemi anche Anna Lazzari, fashion and design. Ciao Anna, grazie per essere con noi.
lascia il cammino ad assegnare. Perché ce l'ho già salutato, ciao Bea, amore. Allora, siamo pronti, Giulia. Stefano, mi raccomando, non ti emozionare. La nostra Giulia è pronta già con le carte. Vento sotto le mie ali, Beatrice. Ragazze, allora direi di iniziare questo concorso, questa sfilata. Pronta anche la nostra Giulia, in World Position. Con la prima uscita in abito elegante, la nostra Giulia sta superando una votazione da 6 a 10. Iniziamo con la numero 1, le Regina Novak. Quindi con la Regina, con la Giulia, vediamo come si scrive la Regina. Sette
con il numero 8, numero 5, alla parte.
ci incontri tutti anche in primo incontro anche per la lista.
del 2023 a partire da Giorgia Ponti.
Ringraziamo ancora una volta per averci ospitato in questa meravigliosa.
Eccoci amici di G di Ferro Team, adesso cominciamo con un po' di fretta questa carrellata di interviste per queste Miss Fasciate, perché sono in costume da bagno, hanno un po' di freddino, vogliono andarsene a casa. Giusto, ma noi le teniamo qui per voi. Abbiamo qui la nostra Eleonora, ciao Eleonora. Ciao Bea. Già conosciuta su questi schermi, che fino adesso mi ha chiesto cosa mi domandi e io cosa ti domando? Ti domando, Eleonora, sei contenta stasera di questa bella fascia Miss Suki Shop? Sono super contenta perché per la mia prima volta su questo concorso sono riuscita a classificarmi, perché di solito non ho mai preso niente e quindi sono contenta. Ah, che bene, benissimo Eleonora, allora ti lasciamo scappare via. Sì, che ho freddo. Ci vediamo in finale allora. Ovvio. Ciao amici. E ora amici siamo con la quarta classificata, Miss Le Caramelle Bonton, la nostra Giada. Ciao Giada. Ciao. Sei contenta di com'è andata questa serata? Molto contenta, non me l'aspettavo minimamente, già partendo dalle prime votazioni, ma sono veramente soddisfatta. Non vedi l'ora di arrivare in finale, vedere un po' come andrà? Sarà duretta secondo me. Sarà duretta. Però diciamo, sì, non vedo l'ora veramente di arrivare in finale. Perfetto, anche noi non vediamo l'ora di vederti. Amici, continuiamo. E ora amici, siamo qui con la seconda classificata, la nostra Melissa, Miss Carrozzeria Carrauto. Buonasera Melissa. Buonasera. Allora, per te invece abbiamo sentito tutte queste Miss un po' molto molto contenti e felici di aver preso questa fascia, anche per te è così, immagino. Ovvio, così contentissima proprio. Proprio, te l'aspettavi un po' oppure? Sì, me lo aspettavo. Sì. Ecco, ci piace. Questa ci piace, bisogna essere tutti un po' come Melissa. Sei contenta quindi, questa finale la vediamo in lontananza? Sì. Sì? Sì, come ci sentiamo a riguardo? Un po' elettrizzate? Sì, sempre. Prima di ogni sfilata. Oh, e allora il tuo mantra prima di ogni sfilata, cosa fai? Niente, giusto, sì. Giusto. Giusto, c'è chi fa scaramanzia, lei giustamente dice no, io non faccio niente. Niente. Va bene, benissimo, allora noi ti salutiamo. Ciao. Ci vediamo in finale. Ciao. Ciao. Ora abbiamo la seconda classificata qui vicino a me, sono comunque tutte bellissime Miss, amici di G di Ferro Team. Abbiamo la nostra Irene, che è Miss Brube. Allora Irene, tu sei venuta qui stasera? Sì. Pensavi di vincere una fascia? No. E poi la seconda, amici, la seconda, Cioè, sinceramente no, però c'era quel qualcosa che mi diceva dai, magari qualcosa lo prendo. Eri un po' agitata oppure sei in calma? No, quando sei arrivata in palla? No, perché anche tra di noi ragazze c'è una bella atmosfera e sei più tranquilla, quindi quella è la parte più bella, amici, quando sì, nel backstage si crea un'atmosfera in cui puoi ridere e scherzare, perché altrimenti diventa un'esperienza molto pesante. Esatto. Sei contenta? Sei felice? No, non vedi l'ora di questa finale? Sì. Sì, che bello. Bene, allora noi ti salutiamo. Ci vediamo in finale. Va bene, ciao ciao. Fascia speciale Miss Fashion Food per Matilde. Ciao Matilde. Ciao. Allora dovete sapere che, ma lo sapete già amici, lo sapete già, che con la fascia Miss Fashion Food Matilde avrà due finali. La finale con le altre ragazze fasciate Miss Fashion Food e la finale di Miss Little Princess. Come ci sentiamo a riguardo? Due finali? Molto contenta. Non me l'aspettavo. Era la prima volta che sfilavi? Sì, prima volta. Quindi immagino che tu sia felicissima dentro. Molto. Ti è piaciuto venire qui stasera? Sì, molto. Sì, sì. Bene, allora preparati perché due finali sono belle, toste, ma super divertenti e costruttive. Quindi amici, noi la rivedremo in finale e la salutiamo adesso. Ciao ciao. La carrellata di Miss è terminata qui con Ana, che è la nostra Miss Storia per Miss Little Princess, la prima incoronata quest'anno. Ciao tesoro. Ciao. Parlami un po' di te, dimmi un po' chi sei, le tue passioni, i tuoi hobby. E allora, io ho 14 anni e è da aiuto, mi sento vecchia. È circa un annetto che
mondo della moda, perché è una cosa che mi piace fare e che mi appassiona, e quindi oggi appunto sono venuta al concorso di Miss Little Princess per mettermi anche in gioco. Che bello, ma il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è intanto con la scuola realizzarmi appieno prima di tutto. Oh, e poi se possibile realizzare anche il mio sogno di diventare una modella, sarebbe perfetto. Due piccioni con una fava, esatto. Insomma, due piccioni con una fava. Arriviamo a questa serata. Allora, tu volevi venire qua, metterti in gioco, cosa che hai fatto. Ti aspettavi di arrivare prima? No, assolutamente no. Quando hanno chiamato il tuo nome, esatto. Ti ho visto che eri proprio ferma, immobile, c'è esatto. Stato un momento di panico. Esatto. Non capivo, e quindi anche perché c'erano tantissime belle ragazze, quindi insomma aspettartelo si poteva, però sono ringrazio tantissimo, sono molto contenta. Bene, allora, tesoro bello, ci vediamo in finale. Sì. Bellissima, bellissima come tutte le ragazze che partecipano a questo meraviglioso concorso. E noi, amici di GD Ferro Team, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Che dire. Serata, ragazzi. Importante. Molto importante, con ovviamente le sue buone riuscite. Assolutamente sì. E con sempre alcuni scivoloni, però quelli ci stanno sempre. Però bisogna dire che tutto nel complesso la serata è andata liscia come l'olio. Asia è stata bravissima come al solito ad organizzare tutto, anche perché ricordiamoci che studiamo allo Storia, quindi una discoteca abbastanza importante, abbastanza grande, che ha sempre tantissimi ospiti. Lei è riuscita a trovare lo spazio per tutto e soprattutto a fare una sfilata ben riuscita. Sì, io direi che Asia questa sera ha aperto un gran botto. Sì. Allora, se ha aperto così bene questa sera, io ho altre aspettative per le prossime selezioni. Altissime. Quindi altissime. Asia, tieniti pronta, perché se questa sera è andata così bene, noi non vediamo l'ora di vedere le prossime. Per non parlare della finale. La finale, ovviamente un total pink. Come al solito ricordiamo, quella dell'anno scorso è stata iconica, quest'anno secondo me mancheranno solo i fuochi d'artificio. Ma secondo me potrebbe anche metterli. Secondo me. Vedremo, anche perché ci sono un sacco di novità, forse anche un possibile cambio di location. Dobbiamo ancora capirla bene questa finale, ma per ora noi vi salutiamo, speriamo che la serata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima tappa di Miss Little Princess. Ciao amici.